ti domanderei quali sono allora gli adempimenti fiscali che riguardano l'INPS che devo rispettare. Domanda 1. Ok, in questo caso per sapere quali sono i nostri adempimenti dobbiamo capire a quale categoria appartiamo, perché a ciascuno il suo, cioè possiamo essere ad esempio dei professionisti con un albo, penso a me che sono un commercialista, a un avvocato, a un ingegnere, possiamo essere invece dei professionisti senza un albo di appartenenza, tipicamente il webmaster, il web designer, il guru, eccetera. O ancora possiamo essere quella ditta individuale che ci siamo detti prima, che può essere poi o artigiana o commerciante. Ok? Queste sono le tre grandi macrocategorie. A seconda di quella in cui dichiariamo, cambiano i nostri adempimenti nei confronti dell'INPS. Ok, quindi andiamo ad analizzarle una ad una o è sufficiente questa suddivisione? No, io insomma, se tu me lo consenti, qualche parola la spenderei perché cambiano le percentuali di contribuzione, in sostanza quanto devo pagare all'INPS. Ti Ok. dico immediatamente che se tu hai una cassa di pertinenza, quindi sei un avvocato, un commercialista, e ce ne sono che operano online, quindi penso a me per esempio, la mia cassa mi chiederà immediatamente un contributo dal 3, che può variare dal 3 al 17%. I professionisti invece iscritti alla gestione separata, ricordo web designer, webmaster, guru, appunto devono iscriversi alla gestione separata. La gestione separata ti chiede un'aliquota del 27,72% su quello che guadagni, mentre la questione poi è ancora diversa per le ditte individuali. Ecco, perdonami, controllo un attimo la mappa perché magari vado veloce e dimentico anche quello che dico. L'avvocato oltre al 17, il professionista orientativamente l'aliquota è quella, 27,72%. Perfetto. Ricordiamo, se posso permettermi, che se tu hai già una pensione, se già sei un dipendente e però lavori anche sul web come consulente, quell'aliquota del 27 che vedi scende al 18%. Questo in quale caso puoi ripeterlo? Quando sei un professionista iscritto alla gestione separata, tipicamente un web designer, un webmaster, quando hai la tua bella partita IVA, paghi il 27,72. Quando, per esempio, cominci a lavorare ma hai già un altro lavoro, per esempio da dipendente, che è un caso classico, non pagherai il 27,72 ma il 18%. Ok, mi manca il terzo gruppo, cioè gli artigiani e i commercianti, me lo ripeti Hai che anche questo non mi è chiaro come va a finire? perfettamente ragione, l'avevo dimenticato la terza categoria, perdonami. Se sei una ditta individuale, qui pagherai un contributo fisso di circa 3.200 euro fino a un reddito di circa 15.000 euro. Cioè se tu guadagni, quindi dimmi, scusami. No, mi ero confuso perché mi hai detto ditta individuale. Qua io ho tre categorie: professionisti con albo, professionisti senza albo e artigiani e commercianti. Esatto, artigiani e commercianti, posso dire così non ci confondiamo che artigiani e commercianti o parlare di ditta individuale è la stessa cosa, ce lo possiamo magari scrivere a fianco così nessuno si confonde. Ok, diamo Artigiani allora e i termini di commercianti. riferimento con l'aiuto della regia riguardo a queste ditte individuali che corrispondono agli artigiani e commercianti, cioè, ripetile un Perfetto. attimo. Allora, contributo fisso, solo perché ti sei iscritto all'INPS, di 3.200 euro. Contributo Do. fisso di 3.200 euro, benissimo. Adesso lo andiamo a notare sulla mappa al punto C e andiamo anche a mostrare una tabella di riepilogo che ci può dare forse una visione più comprensiva della situazione. Un attimo che la Assolutamente mettiamo in ti onda ringrazio così. e nel Infatti frattempo, sparo cifre a caso. sì, un attimo Perfetto, quindi la che prossima. attendo la regia che me la passi, la tabella di riepilogo. In ogni caso, dicevamo, se sei una ditta individuale paghi questi 3.200 fissi, dopodiché tutto quello che guadagni sopra i 15.000 euro circa, ci applicherai, adesso lo vediamo in tabella, un'altra percentuale, che è quella del 21,30%, che vediamo esattamente sotto la categoria artigiani. Quindi
Quindi sappiate che le ditte individuali pagano fisso 3.200, se guadagnano più di 15.000 euro, sulla differenza ci pagano anche il 21,30%. Sei stato chiarissimo, quando devo pagare queste cose? Anche qui dovrò fare attenzione alla categoria di appartenenza, ovviamente. Se sono un avvocato, quello che diciamo prima, l'avvocato, il commercialista, categoria A, me lo dirà la mia cassa, quindi sarà la mia cassa previdenziale, quella degli avvocati, quella dei commercialisti che mi dirà quando. Se, cosa che invece ci interessa di più, sono iscritto alla gestione separata, sei iscritto alla gestione separata, ricordati che orientativamente farai due versamenti all'anno, il 9 di luglio ed il 30 di novembre. Allora, cerchiamo di riepilogare e chiarire questi punti qui perché vanno appunto a seconda della categoria. Allora, Ok. io ho capito che se faccio parte della categoria A ho una scadenza diversa, cioè se faccio parte di un ordine devo stare attento il 9 di luglio e il 30 di Allora, novembre. no, perdonami, sono Ah. andato veloce io. Se faccio parte di un ordine, me lo dice la mia cassa di Ah, previdenza, ok, quindi non mi perdonami, devo sì, hai ragione preoccupare. tu. Mi arriva un avviso a casa. Bene. Se invece sono un web designer, un webmaster iscritto alla gestione separata, pagherò due volte all'anno, il 9 di luglio e il 30 di novembre. Chiarissimo. Se infine sono una ditta individuale o artigiano o commerciante, non cambia, io verserò quattro volte all'anno. O meglio, ti dico le date, Robin, forse così sono più chiaro. Pagherò il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre e il 16 febbraio. Queste sono Benissimo. le date in cui io pagherò quel contributo fisso che ci siamo detti prima di 3.200 euro. Dopodiché, perdonatemi, purtroppo è l'INPS, non è colpa mia, se guadagni più di 15.000 euro, abbiamo detto che ci paghi una percentuale del 21,30%, quello che paghi in più rispetto al fisso lo versi il 9 luglio e il 30 di novembre. Quindi sostanzialmente i versamenti per la categoria C possono essere quattro date, ma se guadagniamo parecchio diventano sei.